Buongiorno a tutti, sono Yuri e vi guiderò in questa visita negli ambienti di Palazzo Ambrogio di Negro. Vedremo la struttura e gli affreschi delle sale superiori, un'analisi sia del palazzo in sé, di come si discosta dai palazzi classici di Strada Nuova, ora via Garibaldi, e attraverso questa analisi anche il carattere del suo costruttore e committente, Ambrogio di Negro. Ambrogio di Negro è uno dei membri della famiglia di antico sangue dei Di Negro, uno dei nobili più anziani di Genova e anche uno dei più ricchi, grazie alla sua intraprendenza negli affari. In età giovane, molto spregiudicato, con accordi molto ad alto rischio, potremmo dire, ma che gli rendono un patrimonio veramente ingente, dopo qualche colpo basso e fermata, decide in età più avanzata di fermarsi e di muoversi su scelte più oculate finanziariamente, garantendo un incremento delle sue fortune minore, ma comunque più continuo nel tempo. Sarà il suo matrimonio e diciamo, la pressione della famiglia acquisita che lo forzerà infine a edificare con l'acquisto di questo lotto di terra Palazzo Ambrogio di Negro. Comunque vediamo in una posizione molto più defilata rispetto alla passerella che si è venuta a creare con l'apertura di Strada Nuova e tutti i palazzi dei Rolli che sono ancora lì presenti, ma molto più vicina a quello che era ancora il centro nevralgico delle attività mercantili e finanziarie della Genova dell'epoca. Strutturalmente il palazzo è anche molto dissimile dai palazzi che possiamo vedere in via Garibaldi, in quanto questo atrio aperto a tutta l'altezza della struttura era più adatto a una costruzione di tipo di villa, quelle che si potevano trovare fuori dalle mura della città. Questa scelta invece, che potrebbe quasi lasciare immaginare una zona ampia, un giardino che circondava il palazzo, è semplicemente una scelta stilistica del Di Negro che ancora una volta si discosta dal pensare al modo d'agire comune della nobiltà genovese. Da qui poi proseguiremo per l'esplorazione di tre saloni e dei cicli di affreschi ad opera della bottega del Semino che ne adornano i soffitti. Ci troviamo qui nella sala principale di Palazzo Ambrogio di Negro, dove abbiamo una prima rappresentazione, quella del ciclo di Paride, e anche molti dei motti secondo cui Ambrogio di Negro viveva e conduceva i suoi affari. Tenditi in ardua virtus, ovvero ricordarsi che la virtù tende all'eccellenza, a mirare sempre in alto, e il virtutis invidia comes, ovvero la compagna del potere è l'invidia, quasi a ricordare che con la posizione di potere sempre più predominante di Ambrogio di Negro si sarebbe attirato le invidie dei suoi compagni nobili. Ma il suo motto principale, possiamo dire, era quello di festina lente, ovvero affrettarsi lentamente. L'eterna ricerca dell'equilibrio, il bilanciamento tra il saper cogliere un'occasione appena si presentava, ma senza lanciarcisi in maniera avventata, ponderando sempre in maniera molto oculata le proprie scelte. Abbiamo qui dunque rappresentato nei padiglioni angolari un ciclo delle quattro età dell'uomo, ovvero l'infanzia, la fanciullezza, l'età adulta e infine l'anzianità. La vicina di Paride ha inizio con Paride, membro di una, cioè soggetto di una profezia che avrebbe portato alla rovina di Troia, che viene dato dalla madre Ecuba ai servi, tenuto in isolamento, ma come vedremo anche nelle storie successive, ogni azione fatta nei miti greci per impedire il compimento di una profezia mette in moto una catena di eventi che, contrariamente a quanto era sperato, porta esattamente all'effetto opposto. Paride quindi in isolamento viene raggiunto da tre dee bellissime che lo scelgono come giudice per scegliere la più bella tra di loro, tutte e tre offrendogli grandi ricchezze e volendo in certo qual modo corrompendo il giudice. Paride sceglie di affidare la mela d'oro a Venere che gli aveva promesso l'amore della donna più bella del mondo, Elena di Troia. Quindi vediamo poi con il proseguire della storia Paride riconosciuto da Priamo re di Troia, quindi tornare al suo punto d'origine e da lì, tramite un viaggio alla corte di Sparta, alla corte di re Menelao, trovare Elena, la donna più bella del mondo, che si invaghisce di lui, si innamora, che viene quindi rapita, scena che vediamo nel riquadro centrale, il ratto di Elena, portando quindi di conseguenza alla guerra di Troia e alla caduta, come era stato profetizzato.
sempre legandosi alla negazione del fato di una profezia, abbiamo in quest'altro salottino il mito di Danae invece, madre di Perseo, figlia del re Acrisio, che aveva ricevuto una profezia secondo la quale il figlio di Danae l'avrebbe condotto alla morte. Quindi, per risolvere la questione, rinchiude la figlia in una torre da cui non può uscire o incontrare nessuno. Ma di nuovo si mette in moto una catena di eventi per cui lo stesso Zeus, padre degli dèi, seduce Danae, invaghitosi di lei in forma di pioggia d'oro, la raggiunge e da questa unione nasce Perseo. Il piccolo quindi viene scoperto per i suoi pianti dal nonno Acrisio, che inizialmente litiga col fratello pensando che sia lui il padre di questo pargolo, e poi decide di cercare nuovamente di negare il proprio fato, prendendo Danae e il nipote Perseo e chiudendoli in una cassa per poi gettarli a mare. Di nuovo il fato interverrà salvando i due, che verranno poi ritrovati da un gruppo di pastori che alleveranno poi Perseo. Vedremo poi successivamente nell'ultima sala le imprese di Perseo raggiunta all'età adulta, ma di nuovo qui vediamo come il fato, la predestinazione è qualcosa che non si può negare ed è la parte del sangue antico di Ambrogio Negro che parla, quindi il fato inteso come il diritto delle famiglie nobili a regnare, a essere al comando della società. Da qui poi ci legheremo con il proseguo di questo affresco, la storia di Perseo, nell'ultima stanza, a vedere come, oltre a questo, è proprio il fattore personale che, partendo dal fato che garantisce una buona base di partenza, sta poi alla singola persona e alle singole capacità trovare poi la propria strada e il proprio punto di forza nel mondo. Concludiamo quindi la nostra visita con il proseguo delle avventure del figlio di Danae, Perseo, che, raggiunta l'età adulta, si mette a cercare avventure, quindi aiutato dagli dei Atene ed Hermes, che gli danno i sandali alati di Hermes per andare in ogni dove volando, svolge quindi una serie di imprese, la più celebre delle quali è quella dell'uccisione della Medusa e aver portato la sua testa come arma per uccidere il nonno Acrisio e altri nemici nel corso delle sue imprese. Lo si vede anche volare appunto con la testa di Medusa con i calzari alati di Hermes, e il Pegaso, che solitamente viene dato come sua cavalcatura, compare unicamente alla fine, in quanto la versione originale del mito prevedeva che il Pegaso nascesse dal sangue della Medusa ma volasse subito via. Abbiamo poi Perseo che raggiunge la fine delle sue imprese con la cacciata del mostro marino e il salvataggio di Andromeda, che diviene sua moglie, e la creazione di un nuovo regno di cui diventa sovrano. Quindi non il succedere al regno di Acrisio, il perfido nonno, usurpatore ma comunque sconfitto, ma la creazione di un regno partendo dalla sua base, dalle sue imprese. Al centro abbiamo poi la dea Atena con le muse davanti alla fonte dell'Ippocrene, creata da Pegaso, questa fonte mitica le cui acque donavano l'ispirazione artistica, che era probabilmente molto cara ad Ambrogio Negro, in quanto, ricordiamo, era uomo colto come tutti i nobili genovesi, ma era anche un letterato e si dilettava anche della creazione della scrittura di poesie e componimenti in prima persona. Quindi, a completare con la seconda parte questo ciclo di affreschi la visione filosofica di Ambrogio di Negro, abbiamo Perseo non che raggiunge la sua posizione di fama e di sovrano perché figlio di Zeus e quindi insignito unicamente di status semidivino, ma perché riconosciuto come eroe e persona capace dalle sue imprese. Quindi sì, il buon background che dovevano avere tutti i rampolli di famiglia nobile, di antico o nuovo sangue che fosse, ma in principal modo la capacità di arrivare sulle scene politiche grazie alla propria intraprendenza e alle proprie capacità, quale che fosse il proprio lignaggio. La cosa può, volendo, essere anche un rimando al figlio di Ambrogio di Negro, Orazio, erede universale nonostante il suo status inizialmente di figlio illegittimo, legittimato molto successivamente alla sua nascita, a maggior ragione con una clausola nel testamento di Ambrogio di Negro che sanciva il fatto che anche con una eventuale successiva nascita di eredi legittimi, cosa che poi non si è verificata, l'eredità sarebbe stata comunque in mano a Orazio in maniera totale, ma non si sarebbe dovuta spartire. Quindi con questo viaggio nella struttura, nei decori di Palazzo Ambrogio di Negro e con un excursus anche nella mente e nel modo di essere del suo creatore, abbiamo concluso questa visita al palazzo e vi ringrazio per l'attenzione.